Torino. Ho lavorato per il progetto Atlas, si tratta di un progetto di ricerca di durata triennale, che si è concluso l'anno scorso. Abbiamo sviluppato un sistema che traduce automaticamente dalla lingua italiana alla lingua dei segni per un eventuale futuro servizio per le persone sorde, per cui la lingua dei segni è un po' la loro lingua madre. E in particolare qui portiamo un servizio di previsioni del tempo in lingua dei segni. È una pagina web rilevando i sottotitoli e anche la descrizione testuale presente sul televideo, che è attualmente un servizio per il nostro sistema traduce automaticamente in lingua dei segni. È possibile selezionare quindi le varie regioni, il nord, Italia meridionale. Questa è una delle possibili applicazioni del progetto. Questa è un po' la piattaforma che è stata realizzata. Abbiamo differenti tipologie di sorgenti, contenuti, le pagine del televideo, i sottotitoli associati a un programma televisivo, pagine web o contenuti video. Si parte quindi da un testo, il testo viene processato e tradotto in lingua dei segni dalla nostra piattaforma e poi l'attore virtuale può essere visualizzato su diversi dispositivi utente, un PC, un televisore ma anche un iPad. Una possibile applicazione, un'altra possibile direzione di Atlas è la traduzione per esempio di un'opera d'arte, immaginiamo una persona sorda può visitare un museo e tramite la benota applicazione che consente di rilevare il QR code ottenere la traduzione in lingua dei segni operata dall'interprete virtuale. Ovviamente è una traduzione che non vuole minimamente competere con le traduzioni che attualmente offrono gli interpreti umani, però il grosso vantaggio di un sistema automatico è di fornire una traduzione in lingua dei segni di contenuti che attualmente non vengono tradotti. Infatti le traduzioni in lingua dei segni si limitano solamente a qualche edizione del TG, però i cartoni animati non vengono tradotti, i documentari. Con questo sistema è possibile sicuramente ampliare l'offerta di contenuti tradotti in lingua dei segni per le persone sorde. Questo è un progetto di Regione Piemonte. Ricerca cofinanziata dalla Regione Piemonte, ne abbiamo collaborato come RAI con l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, e la realizzazione dell'attore virtuale è stata operata dal Virtual Reality Multimedia Park. Diciamo, da questa collaborazione di aziende e strutture universitarie, già durato 3 anni, questo poi sono alcuni dei risultati, diciamo. Questo è l'unico progetto orientato alla disabilità o ce ne sono No, ce n'è altri? un altro. In verità, qui abbiamo solamente un concept, una proposta di progetto, non è ancora effettivo, infatti ci tengo a puntualizzare. È il progetto Ed. Allora, tutti fosse partire tutto presto, nasce dalla collaborazione di RAI con la Fondazione ASPI e due presidi ospedalieri, il San Camillo di Torino, l'ospedale Valduccio di Villa Beretta, è rivolto a delle persone in fase di riabilitazione, post-ictus o anziani che presentano alcune patologie dati di demenza senile. Qui portiamo rallentare semplicemente l'audio. Quindi per alcuni pazienti che magari hanno delle difficoltà di attenzione, visualizzare un contenuto televisivo con un audio e un video molto più rallentato può essere utile per quanto riguarda appunto la comprensione del contenuto. Accedo alla sezione comprensione temporale. Stabilisco di quanto voglio rallentare l'audio.
intenso, che ti prende il libro, in cerca delle cose. Analogamente posso anche velocizzarlo. Non so se viene percepito, il marito è estremamente rallentato. Sì. Secondo la gravità del quadro di patologia, sicuramente se il progetto dovesse partire, questo ovviamente è uno degli strumenti che possiamo rivolgere a questi pazienti, ne saranno sviluppate altre dopo, soprattutto un punto cardine che anche giustifica un po' anche la presenza di Rai in questo progetto è la fornitura di contenuti che sono significativi per la vita di questi pazienti. Immaginiamo una persona anziana che invece di svolgere i normali esercizi di abilitazione che sono un po' aridi, ne può in qualche modo interagire con il medico sulla base di contenuti che appartengono al patrimonio nostro nazionale, anche che la RAI può fornire, l'elezione di un papa, un discorso che è un avvenimento importante che ha caratterizzato la sua infanzia, eccetera. E quindi ci troviamo come questa partire, perché oltre ai soldi possiamo offrire un'altra fascia di individui, rientra sempre nella, nelle applicazioni della tecnologia per la disabilità. Lo stand-by di questo progetto è dato dal fatto che state aspettando i finanziamenti? Sì, esatto. Siamo in questa fase e anche siamo in una fase molto primordiale anche di allineamento su cosa la tecnologia oggi offre, quali possibilità infatti potrebbero esserci, quali possono essere anche le applicazioni che si possono sviluppare date appunto le tecnologie attuali, e quindi c'è una fase sia di brainstorming che anche di piazzamento sicuramente. Ma questa è la demo che abbiamo portato qua, la demo di un progetto che è appunto il progetto Atlas, un progetto che abbiamo fatto in collaborazione con RAI, Politecnico, Università. E in particolare noi avevamo il ruolo di fare la parte di integrazione su set-top box. Questo oggetto che vedete qua è praticamente il risultato di diversi anni, diciamo, in cui di sperimentazione, ed è un oggetto ad architettura aperta basato su strumenti open source che noi abbiamo realizzato proprio per dimostrare alcune applicazioni, diciamo, che vanno un po' oltre rispetto a quelle che sono le cose che già si iniziano a vedere sugli smart TV di ultima generazione. In questo caso appunto quello che noi chiamiamo l'Atlas Player, cioè l'interprete Atlas, ovvero un pezzo di software che risiede sul set-top box, che è in grado di ricevere le annotazioni dei contenuti trasmessi o al broadcast oppure on demand. Queste annotazioni sono una rappresentazione scritta della lingua italiana dei segni e l'interprete è l'interprete. In questo caso qua vedete ad esempio un dizionario, una sorta di dizionario che permette in maniera interattiva di selezionare una frase e lui fa vedere come la interpreta. Sì. L'abbiamo messo più che altro perché costava poco metterlo, ma soprattutto perché anche può essere utile per dei ragazzi che, o comunque delle persone che vogliono imparare la lingua italiana, limitatamente al dizionario che lui è in grado di interpretare, è possibile. Quanti termini ci sono? Sinceramente adesso a memoria non lo so, ci sono sicuramente tutti i termini che servono per i bollettini meteo, nuvola, bacino, temporale, queste cose qua, più tutti i termini un po' più generici che servono a costruire poi le frasi. Qui vedete tetto, tipografia. In realtà lo stiamo, diciamo che si sta arricchendo, perché oltre a questo progetto qua c'è un altro progetto che si chiama List for All, che ha l'obiettivo di prendere parte dei risultati di questo progetto e trasferirli in un altro scenario, che non è lo scenario della TV e del meteo, ma è lo scenario degli annunci in stazione. Infatti siamo già in accordo con RFI, con Porta Nuova, in particolare a Torino, per andare a fare un'installazione di un oggetto di questo genere, che mentre arriva l'annuncio cambio di treno piuttosto che ritardo, eccetera, lui ne fa anche l'interpretazione, quindi il dizionario andrà ad arricchirsi anche con questo. Poi noi
in più abbiamo fatto anche un'altra cosa. Abbiamo provato, siccome questa è una tecnologia in tempo reale, abbiamo provato anche a fare una realizzazione stereografica che permette, sfruttando questi monitor che sono 3D, di avere l'impressione di vedere l'avatar che esce un po', diciamo, rispetto allo schermo. Operazione è difficile con la macchina riprendere lo stereo, questo più che altro ve lo faccio vedere per voi. Quindi stiamo parlando di un'applicazione 3D, di televisione 3D? Sì. Però con la differenza sostanziale che il contenuto 3D, a differenza di, diciamo, come avviene per il cinema o per la televisione, non è preparato a monte in fase di produzione o post-produzione, viene generato, è un po' più simile a quelli che sono i giochi 3D. Sì. Adesso sto generando le due immagini, devo solo dirle al televisore di interpretarle correttamente. Ok, non so quanto qui sta generando un'immagine che ho l'impressione di essere sdoppiata, ma in realtà...